È un periodo di grosse novità nell'ambito del DJ, della musica e di tutto quello che ci sta intorno, ed è quindi evidente che nell'approcciarsi al creare nuovi corsi per gli aspiranti DJ o per gli appassionati, che dobbiamo un po' rivedere quelle che sono le nostre convinzioni radicate nel tempo. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ora, ho usato un'espressione un po' forte nel titolo, ovvero crisi esistenziale, però è un po' quello che mi ha preso in questi giorni, in queste settimane. Ho dedicato ampio spazio al trattare di come si possa suonare in streaming e mixare in streaming. Ecco che questa pratica, che adesso stiamo scoprendo ma che sarà sempre più diffusa e sarà necessariamente il futuro se non il presente, rivede un po' tutte quelle che sono le nostre convinzioni da DJ. Ecco che quindi, trovandomi adesso con degli allievi sia online che offline, mi sento in dovere in qualche modo di rivedere un po' l'approccio iniziale quantomeno, ma anche generale, alla professione e all'attività del DJ. E nello specifico, come mi creo oggi un repertorio? Da un lato direi di non lasciarmi troppo condizionare da quelle che sono le novità tecnologiche e le condizioni tecnologiche, ovvero l'approccio dovrebbe essere più o meno lo stesso. Sicuramente eviterei di partire da quelli che erano i presupposti anche solo di 2 anni fa, ovvero prenditi una console, prenditi 10 brani per cominciare, eccetera. Sì, ok, vero, partiamo da un numero limitato di brani, però basterebbe iniziare ad ascoltarli ed averli come riferimento, non necessariamente c'è bisogno di acquistarli, adesso non è più necessario. Sicuramente a maggior ragione oggi, in cui abbiamo a disposizione tutto, dobbiamo partire da molto poco e cercare di darsi un'organizzazione. Crearsi uno stile significa partire da pochissimi elementi per poi andare a svilupparli. E in questo è cambiato perché posso andare veramente a prendere di tutto, ma cercherei fin da subito di non farmi prendere la mano. Eviterei di scaricare intere discografie o playlist o di riempirsi il proprio profilo di chissà quante robe, ma di andare a selezionare. Ecco che il lavoro del DJ sarà sempre più quello di selezionatore, ed ecco che avendo a disposizione tutto, dobbiamo crearci il nostro sentiero e la nostra ottica, la nostra linea, eccetera. Le basi sono le stesse, si parte dalla musica, si parte da pochi brani, si parte da quegli elementi comuni a tutti i brani per poter iniziare ad orientarsi, e si parte dalla curiosità che ci spinge a scoprire sempre di più, ad approfondire, ad attornare alle radici. È evidente, sta a noi darsi un indirizzo in quello che è un oceano, un universo. Ecco che non c'è più bisogno di partire da una console, ma si può anche partire dal controller per computer con il software che gestisce il servizio di streaming, e ce ne sono alcuni. È la maniera più semplice e più economica per cominciare. Poi ciò non implica si debba per forza suonare con il controller, anzi io suggerisco sempre di prendere quella manualità necessaria e quella tecnica di base per i DJ, soprattutto perché avere una conoscenza tecnica ti toglie dei limiti, riesci a gestire qualsiasi cosa senza essere vincolato a quello che non sai fare, quindi a girare gli ostacoli. Però partire da un semplice programma al computer e iniziare a studiare quello, iniziare a studiare la musica per poter poi approcciarsi agli altri tipi di console. Diciamo che l'approccio si ribalta un po' rispetto al passato. Con un semplice telefono posso iniziare a capire e ad approfondire, per andare poi con gli strumenti sempre più specifici ad approcciarmi al mondo del DJ.
arrivo a capire quello che mi servirà in base a quello che mi piace e a quello che vorrei fare. Senza anche farsi condizionare troppo dalle mode e da discorsi campati in aria degli pseudo esperti. È importante, e lo dirò sempre, partire dalla musica e farsi un'idea musicale. È l'unico modo per uscire da questa crisi esistenziale di quello che è l'ambito musicale. Come al solito, le crisi consentono delle grandi opportunità, consentono di fare un bel reset, consentono di ripulire la mente. Come è avvenuto con il grande passaggio dal vinile al CD, nel quale ci sono state le compilation che potevi farti e prenderti delle raccolte che individuavano un genere, un periodo o quant'altro, e di lì crearti il tuo repertorio. Andando purtroppo però a distruggere tutto un ecosistema di etichette piccole ma anche grandi che non vendendo più grandi quantità di vinile hanno cessato di esistere. E poi adesso è ancora diverso perché non hai più il contatto con l'etichetta ma hai tutti i riferimenti possibili per cercare e trovare musica e allora diventa veramente complicato orientarsi. Come al solito, quando subentra qualcosa di nuovo, tanti urlano allo scandalo, alla fine di tutto, eccetera. In parte è vero, succede, però come la televisione non ha distrutto la radio, anzi la radio si è evoluta per altri 80 anni, così queste nuove frontiere dell'ascolto della musica e anche del suonare la musica ci consentono nuove opportunità. E quindi questo è l'approccio che adotterei. Mi prenderei il tempo per organizzarsi o per riorganizzarsi, però cercherei di non guardare al passato, ma di cercare di sfruttare oggi quello che possiamo fare e poter creare il nostro stile, il nostro gusto, la nostra cultura musicale. Ecco perché questa rubrica si chiama Essere DJ oggi. Non ci interessa parlare di quanto era bello gli anni 90 con le discoteche da 5.000 persone. Quando si suonava il vinile. Sì, perché l'ha vissuto era sicuramente molto bello, però oggi si parte da un approccio completamente diverso. Queste novità tecnologiche, nel mio piccolo, hanno dovuto far rivedere completamente il piano editoriale del canale, ma in generale l'approccio alla professione e all'attività e anche al godersi la musica di tutti i giorni. E per il resto ti direi di farti un giro sul canale, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E continua a seguirmi qui su Essere DJ.